Avete appena visto il nostro tutorial e ora cerchiamo di lavorarlo insieme. Apriamo la cartella che contiene tutti i file che ci occorrono per la lavorazione e ho trascinato nella timeline, nella prima slide per la precisione, una sorta di cornice che ho preparato con Photoshop. Questi file li trovate in una cartella zippata. E arriverete alla cartella cliccando sul link nella descrizione eh, di youtube bene questo file adesso questa cornice mi serve per un bel po di, eh, di slide quindi io me la copio e la incollo ancora qualche altra volta beh direi che basta così ora Doppio clic e ci troviamo nella pagina effetti. Ecco selezionata la nostra cornice. Con il segno più provvediamo subito a inserire il nostro, eh, la nostra foto. La posizioniamo sotto e andiamo, posizioniamoci sul keyframe 1 e con il con il mouse la ridimensioniamo, la focalizziamo, la centriamo vedete che il mio mouse è abilitato ad interagire con il livello sottostante eh, preparate anche il vostro mouse a questa opzione, cliccate di destra e mettete la spunta a seleziona livello torniamo al nostro, al nostro lavoretto abbiamo la cornice, abbiamo la foto e eh, siccome abbiamo un po' lavorato la foto, l'abbiamo ridimensionata, centrata al keyframe 1, dobbiamo copiare questa posizione e trasferirla al. Eh, quindi la dobbiamo incollare al keyframe 2. Perché ho fatto questo? Perché eh, siccome eh, si tratta, diciamo, di un album fotografico. Questa è una sorta di pagina e non è credibile una foto al suo interno che si sposti mentre la si guardi perché appunto è un, un, una pagina quindi deve stare ferma. Quindi significa che la prima posizione deve essere uguale alla seconda. Allora ho copiato questi settaggi che sarebbero. Questa mozione sotto e l'ho incollata nella, eh, nella key, nel keyframe 2. Stabilito questo, continuiamo a lavorare il, no il nostro file. Dobbiamo ancora aggiungere qualche altra cosa. Iniziamo con l'aggiungere questa vuota con bordo che trovate sempre eh, nella cartella. La posizioniamo sopra. Per, per uh, interagire con queste freccette uh, la, la, dobbiamo prima selezionare il livello che vogliamo spostare, quindi ho selezionato questa e con le freccette direzionali l'ho posizionata nella parte superiore. Ora per, uh, abbiamo questa qui vuota che copre tutte gli tutti gli altri. Quindi noi non la vedremo perché ci sono questi altri due file sotto per vederla bene, dobbiamo togliere la spunta a questi due file sottostanti. Ora cerchiamo di spostare fin quanto il nostro bordino non gombare, poi, dopodiché, eh, cerchiamo di mettere il, la linea orizzontale. Quindi non deve avere quei nudini al suo interno. Ora questa posizione, siccome l'abbiamo un po' spostata, questa posizione la copiamo e la incolliamo anche nella parte finale, come abbiamo fatto per il cagnolino. Ritorniamo a mettere la visualizzazione ai nostri file. Ora vedete che la, il bordino eh, si vede, si vede sia nella posizione 2 che nella posizione 1, perché l'abbiamo copiata e incollata. Ora, Uh, abbiamo il foglio completo, abbiamo la cornice, abbiamo il, la foto, il cane in questo caso, e abbiamo il bordino. Ci occorre la copertina e la andiamo a caricare. Clicchiamo sul segno più, cerchiamo la nostra copertina, eccola qui, la chiamiamo e, e ce la spostiamo, ce la focalizziamo, ce la aggiustiamo in poche parole. Teniamo sempre il bordino in bella vista. Ora la posizione è sistemata perché anche la freccia, vedete, è eh, lineare, non, non ci sono quei famosi bordini, ma noi per tranquillità questa posizione la copiamo e la andiamo a impostare anche nella parte finale. Ritorniamo qui e eh, questa volta invece abbiamo bisogno... Uh, di aprire questa copertina perché è come un album fotografico e dovrà aprirsi dovrà sfogliarsi dobbiamo avere un'illusione ottica perché chiaramente ci sono tanti modi per aprire questo questo album e sono modi a quando complicati da far vedere in un tutorial ho cercato di trovare questa soluzione che è abbastanza Diciamo credibile, eh, quindi dobbiamo aprire eh, interagendo su questi due settaggi. Come sapete, questi due settaggi, eh, eh, quando muoviamo il cursore, vedete si muovono tutte e due in contemporanea perché? perché abbiamo il catenaccio bloccato. Quindi, noi torniamo nella posizione, mi pare che fosse 100. E apriamo il catenaccio cliccando al suo interno vedete che adesso tra, eh, tra la parte superiore e la parte inferiore c'è una specie di vuoto questo significa che le due, i due zoom non sono più legati fra di loro alla prima al keyframe 1 dove siamo posati adesso lasciamo questa posizione e, eh, posizioniamoci sul keyframe 2. Spostiamo ora solamente: chiedo scusa, non, non si era aperto, ecco. Adesso ho aperto il catenaccio, ho posizionato il verticale come si trovava prima a 100 e lo zoom orizzontale l'ho posizionato a zero. Ok? Ve lo faccio vedere in anteprima. È abbastanza credibile come apertura pagina. Secondo me può andare. Abbiamo completato tutto. Questa prima pagina, questa prima slide è completa. Posizioniamoci sulle freccette direzionali e portiamoci nella postazione 2, dove avevamo caricato vi ricordate solamente la cornice prendiamo adesso un altro cagnolino lo posizioniamo sotto, ce l'andiamo ad aggiustare, lo ridimensioniamo, lo focalizziamo. Lo sistemiamo nella migliore dei modi e, e facciamo in modo che i due frame siano uguali. Che frame 1 e chi frame 2 sono uguali. Passiamo al all'altra all slide aggiungiamo questa volta quest'altro cagnolino vedete come semplice era un po complicato solamente nella parte iniziale posizioniamo il cagnolino o il cagnolone come volete voi ecco qua e eh, andiamo a copiare questa posizione e la incolliamo come abbiamo fatto in precedenza con le freccette direzionali ci poggiamo. Credo che sia l'ultimo fotogramma che avevo preparato, eccolo quest'altro cagnolino. Oh, guarda, è carino, ma troppo bello! Troppo <ride> che dolce! ecco qua, coccolone. Ecco qua, copiamo e incolliamo. Credo che non ce ne siano più, vediamo. Ce n'è ancora un altro. Speriamo di trovare un'altra foto. Vediamo, vediamo. Quest'altro qua, questo pure è carino. Uh, è, è a me piace quando l'album è tematico. Questo è dedicato a un cane. Potete chiaramente spostando il tema, la grafica uh, della... Della copertina della, del foglio, spostando la, voglio dire, cambiando la grafica, eh, date il tema copia e incolla al vostro album. Rispettate però sempre queste misure perché ci ho lavorato un pochettino, quindi se voi eh, copiate il mio file, i miei file dai miei file con i miei settaggi cambiate solo la grafica avete risolto un bel po di problemucci credo che adesso siano proprio finiti infatti eh, a questo punto diamo l'ok ok e andiamo a guardare il tutto questa è la copertina si apre primo foglio secondo foglio terzo foglio e così di seguito Ora viene la parte più bella. Con, uh, cliccando all'interno della transizione, io spero che anche voi abbiate eh, queste transizioni. Sono riferiti alla, alla pagina. Uh, scegliamo questa e la andiamo ad applicare. Ora uh, aspettiamo il caricamento e possiamo anche fare una cosa molto semplice clicchiamo ctrl più a le selezioniamo tutte aspetta questo qua non è pronto ancora selezioniamo tutto e ehm, adesso cliccando oh, sulla, sulla recente in un solo colpo abbiamo messo le transizioni a tutto a tutte le pagine ritorniamo a vedere la nostra animazione ecco la pagina che si sfoglia ecco la pagina che si sfoglia se è troppo lungo il, il tempo d'attesa potete mettere eh, posizionata a 2 anche qui vale la regola che se clicchiamo sulla ctrl eh, più a in un solo colpo abbiamo sistemato il tutto. Rivediamolo adesso con più vivace con un tempo più eh, con un tempo ridotto Ho settato a due secondi. Vi voglio dire anche un'altra cosa: l'apertura La, della pagina è possibile farla dal lato superiore, dal lato inferiore. Giocate nella transizione a trovare l'apertura di vostro gradimento. Beh, ci troviamo, inseriamo anche la musica dai. Apriamo la timeline e eh, andiamo a, a trascinare, per meglio dire, nella timeline della musica, della traccia musicale, il nostro file musicale. Ora eh, ctrl più a per fare comparire i nodini e poter spostare. La, la traccia quindi ci posizioniamo sulla prima, uh, sulla prima slide e ora uh, togliamo la parte in eccedenza clicco sulla parte finale e clicco su stop per tagliare la parte che non mi interessa eccola lì Uh, non ci resta che salutarci. Voglio anche ringraziarvi per tutti i messaggi che mi lasciate, per uh, i voti e per, eh, per i commenti. Grazie e arrivederci.